Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Finalmente ritorniamo sull'ambiente detailing e oggi volevo annunciarvi un prodotto veramente fantastico che ho provato ultimamente sulla mia macchina e prima di farci il video l'ho voluto testare un pochino nella sua composizione per esterni. Il prodotto di cui parlo è Trim X della KKD. Acquistato su Solo Dettagli Car Care, vi lascio tutti i link in descrizione e anche lo sconto. Questo è un prodotto veramente speciale per trattare le parti nere in plastica, in gomma, anche i pneumatici e quindi anche le guarnizioni delle macchine. Cos'è che rende veramente speciale questo prodotto rispetto agli altri che trattano sempre le parti nere della macchina, delle vetture? La cosa veramente importante di questo prodotto è che è composto da polimeri silossanici, dovrei aver detto bene. Praticamente cos'è? È un polimero che viene utilizzato alla base di tutti i prodotti nanotech. E cosa favorisce questo prodotto? Questo polimero, scusatemi, questo polimero favorisce la durata e la resistenza nel tempo del prodotto. Quindi, oltre ad essere fantastico nelle diluizioni, quindi possiamo scegliere il grado di lucidità del prodotto, ha anche una durata veramente elevata rispetto agli altri. E questo prodotto, questo polimero, gli dà anche un tocco di antistatico, un effetto di antistatico, un effetto di idrorepellenza, quindi lo sporco sarà più difficile, quindi che si attacca alla plastica, alla guarnizione, alla gomma. Quindi io direi, bando alle ciance, intro e cominciamo subito. Adesso andremo a utilizzare il pennello, sempre di Solo Dettagli Car Care, vi lascio anche il link di questo sotto in descrizione. Andremo a mettere un po' di liquido sul pennello, forse con uno spruzzino ci avrebbe facilitato la vita. Forse qui si noterà ancora di più la differenza. Veramente più lucida, la gomma è diventata veramente nuova d'occhio. Aspettiamo quindi 5 minuti, tra i 5 e i 10 minuti, questa è la tempistica da rispettare, e dopodiché andremo a stendere il prodotto con un panno. Ok ragazzi, siamo giunti alla conclusione del video, avete visto quanto sia potente questo prodotto, vi posso assicurare, avendolo già testato sulla mia Mito, che la resistenza è veramente alta. Sono stato con la macchina per 2 settimane in vacanza e al mare, la macchina si è veramente insabbiata in maniera allucinante, soprattutto le gomme, e dopo il lavaggio vi posso rassicurare che era praticamente identico a come era quando ho applicato il prodotto, quindi è veramente resistente. Ci vorranno, penso, più lavaggi prima che il prodotto svanisca. E quindi ve lo consiglio veramente tanto e, come ho già detto, vi lascio il link in descrizione con lo sconto che potete utilizzare su Solo Dettagli Car Care su qualsiasi prodotto. E vi ricordo inoltre che le mani da passare sono di norma 2 e di aspettare quei 5-10 minuti tra una mano e l'altra,
e distendere il prodotto. Una volta fatto questo, aspettate almeno un'ora. Io vi consiglio di aspettare un'oretta, così siete sicuri che il prodotto ha attaccato, si è asciugato e tutto. E detto questo, ragazzi, io vi chiedo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, commentate se avete dubbi, iscrivetevi soprattutto alla pagina Instagram Mitch Tuning. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi.